Amici di motorsport.com, siamo con Mauro Simoncini a una giornata molto particolare. L'auto che vedete alle sue spalle è la prima Alfa Romeo Giulia quadrifoglio che torna a correre dopo tanti anni. Mauro, come è venuta questa idea a te alla Lanza? Era da un po' che maturavamo l'idea di andare all'Nürburgring, dove noi siamo là dal 2000, con una vettura italiana, con un marchio italiano. E quindi dopo la quindicesima 24 ore disputata nello scorso giugno, mi sono guardato intorno e avevo deciso di puntare sul marchio italiano, di riportare una marca italiana. La scelta era caduta tra la Giulia Quadrifoglio e la 124 Abra, che tra l'altro sono dello stesso gruppo, per cui non diciamo nulla di avversario. E è capitata un'occasione favorevole per avere la quadrifoglio da preparare, e così ci siamo messi nel mese di gennaio a preparare, ad allestire la vettura. E quindi si realizza, così parte l'idea di realizzare questo sogno. Coinvolgo i miei amici piloti che normalmente corrono con me a Nürburgring, e quindi si parte in questa avventura. Tra l'altro sono anche molto contento perché dopo 20 anni ritorno al Nürburgring alla 24 ore con un marchio italiano. Avevo debuttato nel 2000 con l'Alfa Romeo 155 V6 2005, non era stata una gara fortunata, però avevo con l'Alfa Romeo, torno dopo 20 anni con questo marchio di cui noi italiani siamo ovviamente orgogliosi e fieri. Senti un po' il peso della responsabilità di riportare Alfa Romeo e una Giulia su una pista come il Nürburgring? Beh, diciamo che visti i presupposti non sono preoccupatissimo. Vado con lo spirito con cui affronto normalmente la 24 ore, che è soprattutto di finirla, di divertirci, di avere un team che funzioni, dei compagni con i quali condividere l'abitacolo in una pista che non è facile, ovviamente sappiamo che non è facile, e quindi vado con questa novità, e spero sia anche novità in tutti i sensi, per cui anche per quanto riguarda il team, per quanto riguarda la promozione del team, portare la quadrifoglio, la prima quadrifoglio. Siamo anche noi stessi, siamo veramente curiosi di sapere come andrà. Senti, una macchina che di base nella versione stradale è già molto prestazionale, perché 510 cavalli, motore di derivazione Ferrari California T, su quali particolari avete lavorato maggiormente? Allora, non c'è stato molto spazio per quanto riguarda l'elaborazione, perché la macchina, io avevo tentato di, essendo un team privato, avevo tentato di iscrivere la vettura nella classe del gruppo V, delle vetture di serie, ma i 510 cavalli d'origine già la escludono da questa possibilità, perché il minimo non risponde neanche al minimo di regolamento, per cui abbiamo dovuto iscrivere la vettura nella classe S, nell'elaborata SP, e quindi corriamo nella 8 turbo, che è tra l'altro, scegliendo poi la configurazione che viene data dagli organizzatori come balance of performance, noi abbiamo scelto una configurazione 1400 kg, 520 cavalli, per cui abbiamo 10 cavalli da sfruttare in più. Non, i controlli lì sono molto severi, per cui non abbiamo molte più possibilità, ma siamo contenti che la macchina già quasi di serie abbia i cavalli necessari per poter appartenere a questa classe, per poter a questo gruppo. A proposito di macchina già quasi di serie, abbiamo visto gli interni, stiamo vedendo gli interni, ci sembrano, salvo fatto per il sedile, insomma il cruscotto è quello sostanzialmente di serie dell'auto. Dicevi che hai anche lasciato l'aria condizionata in pratica. Allora, sì, è un po' di... noi ogni tanto prepariamo qualche auto, e tanto che vogliamo lasciare l'aria condizionata, perché memori degli ultimi stati, le ultime gare trascorse, non solo al Nürburgring ma anche a Misano, vedi la 6 ore eccetera, dove il caldo era stato infernale e dove anche i regolamenti hanno guardato questo fatto, allora abbiamo deciso di provare a lasciare l'aria condizionata funzionante. Il cruscotto di serie non è una motivazione, è una motivazione particolare, perché la molta elettronica un po' ci spaventa, per cui non vorremmo modificare molto la parte, diciamo, la componente elettronica. Abbiamo lavorato sul telaio per alleggerire, quindi abbiamo molte parti in carbonio, veramente tutti i cofani fatti in carbonio. Tra l'altro devo dire, il cofano anteriore, faccio l'esempio, è già di serie, è in carbonio, ma pesa
L'abbiamo pesato 16,5 kg. Noi adesso col nostro abbiamo 6 kg perché abbiamo fatto i nostri 4 punti per toglierlo, eccetera. Quindi abbiamo risparmiato ancora 10 kg sul pezzo già in carbonio. Abbiamo i parafanghi fatti in carbonio, abbiamo i paraurti in carbonio, il cofano posteriore, gli interni ovviamente da regolamento in carbonio, l'alettone per quanto riguarda la parte aerodinamica da regolamento. Avremo uno splitter anteriore che adesso è in costruzione, che ricalca un po' la parte. Lo splitter di serie, il nostro sarà fisso, ovviamente non abbiamo bisogno di abbiamo tolto il peso dei motori che lo manovrano nella macchina di serie, e quindi stiamo lavorando sulla parte dinamica. Sulla parte assetto abbiamo scelto una configurazione ABAC Bilstein, già prevista, già lavorata per il Lungoli per questa vettura, per la Nosclife, per cui dovremmo essere già solo un fatto di regolazione, ma normalmente è così, l'esperienza dice. Siamo curiosi di lavorare un po' sui freni per vedere un po' come siamo messi. È molto bello il nostro cambio a palette al volante a 8 marce, quindi anche lo ZF in pratica standard. Esatto, ma visto che anche favorevolmente è anche più competitivo rispetto al manuale, e poi noi abbiamo già oltre i 60 anni, per cui già il movimento del braccio può stancare, e quindi avremo la comodità delle palette al volante. Senti, quando la vedremo in pista per il primo test e per la prima gara ufficiale? Allora, noi contiamo di essere... Adesso le gare sono in discussione, tutte in discussione. Sì, certo, è un periodo un po' particolare. Ieri hanno confermato la 24 ore, ancora la volontà di farla, quindi speriamo che la 24 ore, che la gara principale del Nürburgring, si possa svolgere regolarmente. Stanno cercando di capire se entro settembre ci sarà ancora un distanziamento oppure saranno ammesso il pubblico liberamente, perché la gara è da 400.000 persone, per cui anche lì è un problema. Però hanno deciso che la volontà di farla, anche limitando quello che è il pubblico, ma di farla perché è la gara più importante dell'Holborn. Io volevo fare una gara di durata del campionato OVLN o RCN all'Holborn, e poi volevo fare Spa a agosto, però le gare fino a settembre sono ancora tutte settimana per settimana da confermare, perché l'anno scorso ho avuto una bella esperienza, quindi anche Spa mi è piaciuto e vorrei andare alla 3 ore. Senti, ti faccio un'ultima domanda: per quale risultato ti senti di firmare? Domanda difficilissima questa, l'ho lasciata apposta per ultima. La classe SP8T è una delle classi più agguerrite, ovviamente, una delle principali classi. E mi piacerebbe arrivare, tolti tutti i GT3, tolte tutte le... non so come si colla con le TCR, dovrebbe essere lì con i TCR. Mi piacerebbe arrivare... Vabbè, facciamo un sogno, nei 30 assoluti su 200 macchine è sempre un bel sogno, insomma. Non è un brutto risultato, anzi. Esatto, poi di classe venga quel che venga. Noi, il programma, come dico sempre, noi quando prepariamo una macchina per il Lobo lo facciamo sui 3 anni, per cui adesso dobbiamo fare l'esperienza necessaria per capire, per vedere cosa c'è. Oltretutto dobbiamo anche procurare quasi una vettura di ricambio per andare là con garantiti, per cui il lavoro che ci sta ancora di preparazione è lungo, e vediamo nei prossimi anni di sviluppare questo quadrifoglio. Bene, ci vediamo in pista allora, in bocca al lupo. Grazie a tutti anche voi, grazie.